Allora, buonasera a tutti. Siamo al seminario numero 18 di questo ciclo di seminari che oramai è partito un po' di tempo fa. Ricordo a tutti innanzitutto che tutti i seminari che sono stati già tenuti in passato sono reperibili sul sito AIA dell'Associazione di Ingegneria Agraria in formato YouTube. In particolare, abbiamo tenuto nel passato seminari su diverse tematiche che hanno riguardato l'idrologia del suolo, sia in termini di monitoraggio che di modellazione, la protezione idraulica del territorio, in termini di dinamica fluviale, riqualificazione fluviale e manutenzione, dei corsi d'acqua. L'irrigazione a diverse scale, con anche, e questo è stato il seminario tenuto la volta scorsa dal professor Ferraris di Torino, sugli impatti del cambiamento climatico sulle irrigazioni a grande scala, diciamo, a scala regionale sostanzialmente, fino al ciclo idrologico in montagna e all'applicazione di tecniche di telerilevamento diciamo, a servizio dell'irrigazione, quindi per la stima dell'evapotraspirazione e per l'analisi digitale del terreno e dei fenomeni, diciamo, erosivi. Stasera, innanzitutto io ringrazio il professor Cazzorzi che stasera terrà un seminario sempre, diciamo, sulla dinamica sostanzialmente dei sedimenti. Per questo però, innanzitutto ringrazio il professor Cazzorzi, ringrazio tutti i presenti perché vedo che sono sempre in numero, diciamo, consistente. E per la presentazione del professor Cazzorzi invece lascio la parola al professor Tarolli, che oggi è il moderatore del seminario odierno. Grazie Antonio. Una breve presentazione dell'ospite di oggi, professor Federico Cazzorzi, professore presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Udine, è attualmente titolare degli insegnamenti di meteorologia e idrologia al corso di laurea in Scienze per l'Ambiente e la Natura e Sistemazioni Idraulico-Forestali al corso di laurea in Scienze Agrarie. E il professor Cazzorzi, forestale di formazione, è un idrologo con interessi nella modellistica numerica, nella glaciologia e nella dinamica del sedimento, che è il tema della sua presentazione di oggi. In particolar modo si occupa di idrologia, gestione delle risorse idriche, idrologia nivale e glaciologia, con ricerche sui ghiacciai delle Alpi come l'Ortles, il Cevedale, il Canin e il Montasio, studio della dinamica dei sedimenti in torrenti alpini, sviluppo e utilizzo di sistemi informativi geografici per la definizione delle caratteristiche morfometriche del territorio, modellistica idrologica e non ha mai smesso di dedicarsi alla ricerca in pieno campo, come ha avuto modo di sottolineare prima in una conversazione privata che abbiamo avuto. È stato ed è coordinatore di progetti di ricerca nazionali e internazionali, è autore di circa 130 prodotti scientifici, tra cui 35 articoli su riviste indicizzate. Oggi Federico ci parlerà di tecniche di analisi della dinamica del sedimento nei torrenti alpini. Ricordo al nostro pubblico che a fine della presentazione del relatore possono scrivere, porre dei quesiti nella bacheca che trovate D ed R, domande e risposte, oppure nella versione webinar inglese di Zoom Q ed A. Federico, ti lascio la parola e ti raccomando di stare nei 40 minuti. Grazie. Certamente. Bene, buongiorno a tutti. Io vi parlo da Udine, che per chi non lo sapesse è nel remoto nord-est dell'Italia. Siamo ai confini con la Slovenia e ai confini con l'Austria. Siamo letteralmente ai confini dell'impero e siamo anche nella regione più piovosa d'Italia. Una regione che è molto piovosa, ma nel contempo è anche costruita su rocce, su suoli non del tutto affidabili, soprattutto in termini di litologia, con marcate instabilità. Ora, il fatto che il Friuli non sia tutti i giorni, capite, la combinazione di
piovosità elevata e substrato non molto stabile rende la cosa particolarmente pericolosa. Il fatto che il Friuli non sia tutti i giorni sulla cronaca nazionale o internazionale è dovuto al fatto che sostanzialmente questa regione nei secoli si è abituata a convivere con questo clima e con questa geolitologia, e quindi in qualche modo il comportamento, lo sviluppo stesso della regione, lo sviluppo stesso delle strutture, delle infrastrutture segue una logica di questo tipo. Laddove ciò non avviene, avvengono i disastri. Provo a condividere la presentazione, eccola qua. Ora io oggi vi parlerò, eccolo qua, oggi vi parlerò di che tipo di ricerche noi facciamo sul bacino del Moscardo, che vedremo questo bacino friulano, e con che finalità. E quindi il bacino del Moscardo, eccolo qua, è un bacino sul confine con l'Austria, nelle Alpi Carniche, un bacinetto di 4 km quadrati, che è molto piccolo, che però si presenta con una testata completamente compromessa dal punto di vista della stabilità, sia per la tipologia di rocce, un'arenaria prevalentemente un'arenaria poco metamorfosata, ma e per la giacitura delle rocce, che sono per lo più a frano appoggio. Questa combinazione litologica e morfologica unita alla piovosità della zona, che tra l'altro non è una delle più elevate del Friuli, noi abbiamo massimi zone con medie annuali sopra i 3.000 mm all'anno, comunque questo fa sì che la testata del bacino sia totalmente instabile e generi una quantità notevole di detrito che si incanala poi nel reticolo idrografico e si trasforma molto frequentemente in colate di detrito. Quindi abbiamo mediamente almeno una colata, almeno un evento all'anno significativo, intendo, di colata di detrito, che non è poco, e rende questo bacino estremamente interessante per il monitoraggio di questi fenomeni. Mentre parlo, guardate questo filmato che riprende dal vivo una colata, quella del 2016, sì, del luglio 2016, rende molto interessante questo bacino dal punto di vista dello studio dei fenomeni, e quindi già dagli anni 90 è un bacino che è stato strumentato dal CNR, dall'IRPI, con una serie di sensori proprio per rilevare questo tipo di fenomeni, colate, trasporto solido. Poi negli anni successivi, intorno al 2000, questo monitoraggio è stato abbandonato. Noi l'abbiamo ripreso, è stato abbandonato perché un po' il bacino sembrava meno attivo per una serie di motivi. Poi verso il 2005-2007 abbiamo visto che c'erano segni di ripresa significativi di attività in termini di trasporto solido, e abbiamo rimesso in piedi un sistema di monitoraggio molto semplice, perché è costituito, il sistema di monitoraggio è costituito da due sensori, fermo questa cosa qua, perché due sensori a ultrasuoni che si vedono nella fotografia in alto a sinistra, sospesi sopra l'alveo del torrente, e in grado quindi con una scansione temporale di un secondo, in grado di rilevare l'aumento di livello, l'improvviso aumento di livello dovuto a una colata o a una piena improvvisa, ma a noi interessano in questo caso le colate, un sistema di pluviometri, al momento sono tre, ma stiamo pensando di estendere la rete, una telecamera, che è quella che ha ripreso il fenomeno che vedete sul filmato, che avete visto sul filmato a destra, e anche qui abbiamo già ordinato altre due telecamere, altri due sensori da piazzare più in alto. Quindi è un bacino attivo, un bacino su cui il monitoraggio è attivo, un bacino che è diventato interessante anche ai fini dello sviluppo di una ricerca internazionale, un Interreg nel quale siamo impegnati in questo momento, in questo periodo, per cercare di mettere in atto un sistema d'allarme di
un sistema, si chiama sistema d'allarme innovativo per eventi di colata detritica. In realtà quello che noi puntiamo non è tanto la previsione della colata in tempo reale, ma quanto una previsione affidabile delle condizioni che possono dare adito a innesco di colate di detrito. Ora, vi dicevo che il bacino, il Friuli, vabbè, lo dico dopo. L'idea quindi è quella di studiare le relazioni tra le opere di sistemazione presenti, che sono molte, e la dinamica del sedimento, analizzare quindi il comportamento delle colate di detrito e poi sperimentare un modello per la previsione delle condizioni di innesco. Quindi, unita al sistema di monitoraggio che vi ho descritto, ci sono moltissimi rilievi che noi eseguiamo, rilievi multitemporali, che noi eseguiamo in tratti specifici d'alveo e utilizzando soprattutto sistemi fotogrammetrici, abbiamo alcuni droni con i quali facciamo molti rilievi e saltuariamente, quando si può, anche rilievi LIDAR aerei che commissioniamo ovviamente a ditte specializzate. Ancora non siamo riusciti a comprarci un elicottero per farli, ma insomma non si sa mai. Quindi utilizzando tutta questa strumentazione, l'idea è quella di mettere insieme tutta una serie di informazioni che consentano di integrare tra di loro diverse fonti di informazione. Infatti nel progetto INADEF, nel progetto Interreg che stiamo sviluppando, ovviamente essendo un progetto Italia-Austria, sono coinvolti anche istituti di ricerca austriaci, il BFW e il ZAMG. ZAMG sarebbe l'istituto che fa le previsioni del tempo in Austria, ma che si occupa anche di meteorologia avanzata, che ha un radar meteorologico e si occupa di climatologia. Comunque in questo progetto, sostanzialmente qui a cascata sulla destra, vedete il sistema di previsione e di rilevamento delle precipitazioni INCA a cura appunto dello ZAMG, che genera il nowcasting delle precipitazioni. Queste precipitazioni entrano in un modello idrologico che è ZEMOCOST, che genera a sua volta un idrogramma. L'idrogramma entra in un modello di innesco delle colate, che tiene conto delle caratteristiche dei diversi bacini, tra cui il Moscardo, per generare un debrigramma, cioè un idrogramma della colata, e a seconda delle condizioni più o meno favorevoli alla formazione di colate o dell'intensità del debrigramma, generare sistemi, generare eventi di allerta, eventi di allarme. Quindi l'idea è questa, proprio per coadiuvare le procedure di protezione civile, per consentire un allerta significativo in anticipo. E dicevo prima che il Friuli, regione di piovosità e di instabilità, in qualche modo nei secoli si è attrezzata in confronti di questa piovosità e questa instabilità, tanto vero che una buona parte del territorio è scarsamente popolata. Per esempio il bacino del Moscardo, che è quello di cui ci stiamo occupando, è 4 km quadrati, al suo interno non ha praticamente nessuna struttura e nessuna infrastruttura, fatto salvo per le strutture appunto di sistemazione idraulico-forestale e per poche, per la verità, strada forestale che serve per la gestione e la manutenzione del bosco e anche per la manutenzione delle opere. Quindi, ciò nonostante, nonostante sia un bacino non abitato, un bacino completamente deserto, deserto dal punto di vista della popolazione naturalmente, è un bacino molto strutturato da un punto di vista delle sistemazioni idraulico-forestali. Troviamo una trentina di briglie, tra briglie e soglie una trentina di opere, iniziate negli anni 70 del secolo scorso e continuate. Le ultime opere sono di 5 anni fa, le ultime costruzioni. Il problema qual è? Il problema è che questa grande quantità di trasporto solido si tema possa arrivare alla confluenza con il But a monte di Paluzza, qui siamo proprio poco a sud del confine con l'Austria, e arrivando alla confluenza con il torrente principale che è il But, creare uno sbarramento temporaneo, cosa che in passato è già avvenuta,
uno sbarramento temporaneo in questa situazione potrebbe essere, sarebbe estremamente pericoloso, perché proprio perché instabile, perché genererebbe un invaso che una volta spazzato via lo sbarramento instabile potrebbe dar luogo a una piena, un flash flood o a comunque un evento di piena improvvisa che coinvolgerebbe tutta la valle del Boot fino a Tolmezzo, fino al tagliamento. Quindi questo è un timore realistico, e quindi negli anni chi ha operato su questo bacino ha pensato di intervenire abbondantemente, cercando di realizzare molti interventi di sistemazione. E molti di questi interventi non hanno avuto successo. Non hanno avuto successo, e questo è uno dei motivi della ricerca, per cercare di capire perché questi interventi non hanno avuto successo e perché e come si potrebbe intervenire invece per garantire un maggiore livello di sicurezza idraulica e idrologica. Per esempio, in questa posizione, circa a metà del corso d'acqua principale, troviamo una situazione in cui una briglia costruita alla fine del secolo scorso, nel 2002 risultava danneggiata e aggirata sulla destra. C'è da dire che immediatamente a valle di questa briglia un'altra briglia piuttosto grande e anche di spessore notevole in cemento armato era stata distrutta da una colata di detrito. Quindi siamo a metà del corso d'acqua principale, in un punto abbastanza critico per la formazione delle colate e proprio per gli effetti che queste colate hanno. Allora, al posto di quella vecchia briglia aggirata sulla destra e quindi danneggiata da questo aggiramento, sono state costruite due briglie, quelle che vedete nell'immagine grande, una briglia ricostruita, cioè una nuova briglia costruita in luogo di quella danneggiata, e una nuova briglia costruita immediatamente più a valle. Quindi le due briglie raccordate da muratura, da massi cementati, e quindi in teoria un sistema che dovrebbe essere molto robusto e molto stabile. Tuttavia, che cosa vediamo noi, che cosa abbiamo visto nel tempo? Allora, è solo un esempio di quello che si può vedere e analizzare. Partendo dalla vecchia briglia, ripeto, aggirata sulla destra, la briglia viene ricostruita nel 2015, un intervento abbastanza recente. Già nel 2016 l'acqua, invece di passare sulla gaveta della briglia, passa sull'ala destra. Nel 2017 troviamo l'acqua che passa in parte sulla gaveta e in parte sull'ala destra, vediamo che comunque la gaveta è sovralluvionata. Nel 2018 il sovralluvionamento della gaveta persiste e l'acqua passa ancora sopra l'ala destra. Nel 2019 ancora l'acqua tra la gaveta e l'ala destra, e la gaveta totalmente sovralluvionata. Quindi sono tutte, capite che una dinamica di sedimento di questo tipo, in cui ogni anno cambia la forma del sedimento, cambia la disposizione del sedimento, perché ogni anno una colata altera completamente la situazione, la topografia locale, è accompagnata, quindi è già una situazione eccezionale da questo punto di vista, ed è accompagnata dal fatto che l'acqua preferisce passare contro ogni logica sull'ala destra. Sistematicamente, ero su anche lunedì, e anche lunedì abbiamo visto questa cosa, lunedì scorso, l'acqua passa sopra l'ala destra invece di passare sopra la gaveta. Quindi continua a un percorso che rasenta il versante destro del torrente, con tutti i pericoli di erosione del versante generati da questa situazione. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va in questa progettazione, cioè vuol dire che si è cercato di forzare una situazione che il torrente non ha accettato questa forzatura. A me piace un po' personalizzare. Allora, come ci muoviamo? Ci muoviamo soprattutto a livello locale, a livello di dettaglio, con la fotogrammetria. Questo che vedete nella fotografia è un vecchio drone che non usiamo quasi più, adesso ne abbiamo di più recenti.
Usiamo molto la fotogrammetria terrestre con tecniche, ovviamente structure from motion, di ricostruzione topografica, che ci consente di ricostruire la topografia locale con altissima precisione, direi centimetrica o quasi centimetrica, con una ricorrenza temporale abbastanza frequente, cioè dopo ogni tot, ma sicuramente dopo ogni colata, ma anche tra un evento e l'altro, anche per periodi anche senza particolari eventi, noi andiamo e facciamo i nostri rilievi e ricostruiamo il tutto, naturalmente con l'ausilio di tutto quello che serve, cioè topografia a alta precisione si fa solo se si hanno anche GPS ad alta precisione per partire, rilievi GNSS, poi c'è potenza di calcolo, software fotogrammetrico. L'importante in questo contesto, ci siamo resi conto fin da subito, è formalizzare correttamente la procedura, perché a seconda di come viene svolta la procedura, dalla fotogrammetria al risultato finale, si possono ottenere risultati che differiscono tra di loro. Quindi, per poter confrontare in termini temporali risultati diversi, è importante formalizzare la procedura. Qui ecco, è un esempio di come si passa da una nuvola di punti, che sembra quasi una fotografia, qui sulla sinistra, si esportano i punti su un sistema GIS, su qualsiasi GIS, e poi si ottengono i DTM ad alta risoluzione, ad alta precisione, con grande dettaglio. Ovviamente i DTM ci servono per analizzare l'andamento nel tempo di queste situazioni. Qui quattro fotografie e qui si alternano in questa immagine quattro DTM in cui si percepisce un cambiamento nella disposizione del detrito in quel tratto di albero. Però la cosa più interessante è calcolare le differenze di DTM tra un rilievo e il successivo, perché le differenze di DTM ci danno, so che per molti è una banalità questa qui, ma ci danno la possibilità di vedere con facilità dove c'è stata erosione in alveo e dove c'è stata sedimentazione in alveo. Ecco, in questa figura, in queste figure che si alternano in basso a destra, abbiamo zone di erosione in rosso e zone di sedimentazione in azzurro. Quindi questi sono tutti DOD, differenze di DTM, tra eventi successivi, tra rilievi successivi, che ci danno ragione della dinamica, cioè ci mostrano come avviene questa dinamica, come si sviluppa questa dinamica. Qui abbiamo invece un DTM, un DOD, cioè una differenza di DTM, tra l'agosto 2017 e il dicembre 2015. Proprio una banale differenza di un DTM meno l'altro, una mappa della quota meno la mappa della quota precedente. E qui si vede molto marcatamente l'erosione a valle della briglia di valle e la sedimentazione che c'è sia tra le due briglie sia soprattutto a monte della briglia di monte. Però tra le due briglie non c'è solo sedimentazione, c'è una zona che va in sedimentazione e una zona che va in erosione, e questo può essere spiegato in vari modi, ma soprattutto è il torrente che decide come conformarsi e come, a dispetto di quello che noi umani cerchiamo di correggere, a dispetto di quello che noi cerchiamo di fare. Qui ci sono un po' di dati per darvi un'idea di come è distribuita questa, di come sono distribuiti questi fenomeni di erosione e deposizione. In quattro, per esempio, in questo caso sono state fatte quattro zone, identificate quattro zone, questi poligoni a valle dell'ultima briglia, tra le due briglie a monte della prima, e sulla sponda destra, che è una sponda e in forte erosione, proprio perché l'acqua tende a seguire un percorso lungo la sponda destra, che quindi è particolarmente interessante per questo motivo. E quindi abbiamo la possibilità di analizzare le differenze di quota, i cambiamenti di quota zona per zona, ma volendo anche pixel per pixel, e qui ci dà la possibilità di fare di verificare ipotesi diverse. Per esempio, possiamo, l'abbiamo anche già fatto, introdurre elementi diversi, cioè dire cosa succederebbe se, introdurre dei scenari, cosa succederebbe se io rifacessi la briglia in modo diverso, o se non la facessi proprio, o se la tolgo,
e posso realizzare delle ipotesi, delle simulazioni. Qua questo effetto, tra l'altro, di acqua che continua a correre sull'ala destra, proprio per insistere su questo esempio perché è inutile, ci dà anche un'idea di quello che avviene. Innanzitutto in questa fotografia vedete bene in alto a sinistra la scala di queste opere, non sono operette, non sono opere piccole. Qui vediamo la scogliera a valle della Briglia già completamente distrutta, dopo un paio d'anni dalla sua realizzazione era già così. Vediamo che la scogliera a valle della Briglia si sta staccando, oltre a essere distrutta è tutta fessurata e si sta staccando dalla Briglia, quindi questa forte erosione che abbiamo misurato a valle dell'ultima opera può anche essere un anticipo di scalzamento dell'opera, può anche lasciar supporre che quest'opera prima o poi, più prima che poi, subirà sifonamento, subirà scalzamento. E quindi ancora una volta, ecco, vi faccio vedere queste due fotografie nel 2013, prima della costruzione, della ricostruzione, diciamo, della Briglia. Abbiamo la Briglia girata sulla destra nel 2018, ma abbiamo già visto diverse fotografie, continua ad esserci, la Briglia è ricostruita, sembra funzionare, ma continua a esserci il deflusso prevalente, anzi quasi completamente, sul sopra l'ala destra. Quindi l'idea è che bisognerebbe più seguire la forma morfologica del torrente che costruire delle opere rigide, tentare di irrigidire il torrente, come si è cercato di fare in questo caso. Opere troppo rigide in queste situazioni non funzionano sufficientemente bene. Poi, naturalmente, si può passare anche alla scala del bacino. Se la scala, dalla scala, abbiamo diversi tronchi in osservazione, oltre a quello di cui vi ho fatto l'esempio. Se passiamo alla scala del bacino, però non è un po'... difficile fare rilievi su 4 km quadrati con i droni, allora ricorriamo agli rilievi LIDAR, rilievi laser scanner aereo. Ne abbiamo 4 in questo momento, qui ci sono 2003, 2009, 2013, stiamo acquisendo in questi giorni il 2018-2019. Ecco, un rilievo sfortunato, un rilievo che sta facendo la regione. Dico sfortunato perché è iniziato prima della tempesta Vaia, durante l'estate, nella parte bassa del bacino, non si poteva fare nella parte alta del bacino perché c'era ancora troppa neve, pensavano di farlo l'anno dopo e difatti è stato fatto l'anno dopo, ma con una situazione completamente diversa sia dal punto di vista del bosco, che ovviamente è stato in buona parte spazzato via, ma anche morfologica diversa, per cui tra i due rilievi c'è una netta discontinuità. Adesso stiamo combattendo per cercare, proprio letteralmente combattendo con i numeri, per cercare di integrare questi numeri. Però voglio dire, già dai rilievi 2003-2013, fatti per la verità con risoluzioni diverse, con precisioni diverse, con densità del rilievo diverse, perché nel 2003 era un'attività assolutamente pionieristica questa, tra i primi rilievi, credo, in Italia, LIDAR del 2003, fatti proprio da noi come università, e 2009 l'ha fatto la regione, 2006-2009, e il 2013 l'abbiamo di nuovo fatto come università, ma con densità che andavano da 1-2 punti al metro quadro nel 2003, fino a densità anche di medie di 12-14 punti al metro quadro, medie su tutto il bacino nel 2013. Anche qui, dai DOD fatti alla scala del bacino, si vedono ancora più marcatamente gli effetti di erosione e sedimentazione. Ancora in rosso, siamo nella stessa zona di prima, tra l'altro, proprio per insistere sullo stesso esempio, vediamo come nei due periodi e nel periodo complessivo, due periodi sono 2009-2003, 2013-2009 e il periodo complessivo 2013-2003, vediamo dove c'è stata erosione, dove c'è stata sedimentazione, e è molto marcato il fatto che ci sia una fortissima erosione con poca sedimentazione, poco aumento di livello.
Quindi, però questo tipo di analisi può essere condotta alla scala del bacino. La disponibilità di buoni DTM LIDAR, quindi con risoluzioni metriche o anche inferiori al metro, anche di mezzo metro, ci consente di lavorare anche sulla connettività, sull'indice di connettività che è, oltre a essere abbastanza di moda, è anche secondo noi molto utile, molto, molto interessante, perché ci dà un'idea della risposta del bacino ai cambiamenti che si verificano a ogni colata di detrito e a ogni intervento in alveo. Ogni volta che si interviene in alveo costruendo un'opera o ogni volta che c'è una colata di detrito, cambia la morfologia locale in molti punti dell'alveo e cambiano anche l'indice di connettività. Questo ci ha dato anche l'idea di provare a fare innanzitutto vediamo l'indice di connettività, per esempio sempre sulla stessa zona si vede come l'indice di connettività indicava un regime di trasporto che preferiva la sponda destra nonostante l'esistenza di questa briglia, la numero 30. Poi nel 2009 invece troviamo che il sedimento è connesso attraverso la briglia, nel 2013 ritroviamo il sedimento connesso sull'ala destra della briglia. Quindi questo non ha, ovviamente queste tipologie di mappe non sono state prese in considerazione da chi ha progettato la briglia, perché ovviamente sono cose più di ricerca che di, ancora purtroppo cose di ricerca piuttosto che pratiche, però se avesse avuto a disposizione questo tipo di informazione probabilmente ne avrebbe potuto quantomeno trarre insegnamento e evitare gli errori che ci sono stati fatti. Quindi dicevo, oltre a analizzare la connettività e l'evoluzione della connettività nel tempo, è una cosa che non si vede molto spesso fare invece è analizzare la connettività in senso multitemporale, cioè le differenze di connettività, vedere nel tempo, proprio allo stesso modo con cui si calcola una differenza di DTM, qui si tratta di vedere nel tempo come si evolve la connettività. Quindi le zone e i punti in cui la connettività cala e le zone e i punti in cui la connettività aumenta. E questa è una chiave di lettura diversa, è una chiave di lettura secondo me abbastanza utile proprio in termini di programmazione e progettazione di interventi. In questa mappa vediamo un'integrazione di tante informazioni multitemporali, cioè in questa mappa c'è tutto, ci sono i DOD e c'è anche la DOIC, cioè le differenze DEM of Index of Connectivity, cioè differenze di connettività. Qui siamo tra il 2013 e il 2003, quindi periodo complessivo, no? Abbiamo perimetrate con poligoni in rosso le zone di erosione, con poligono blu le zone di deposizione, di sedimentazione, e nello stesso tempo abbiamo in viola le zone in cui è diminuita la connettività e in verde le zone in cui tra quei due periodi è aumentata la connettività. Ora, l'interpretazione di questa mappa abbastanza complessa, naturalmente su questa mappa sono inserite anche le opere, tra l'altro vi faccio notare che l'opera numero 29 non è tratteggiata perché l'opera non esiste, è stata costruita nel 2015, quindi nel 2013, no, ancora l'ultimo DTM, l'ultimo LIDAR che abbiamo, LIDAR che abbiamo, ancora l'opera non era esistente e quindi non ha nessuna influenza né sulla sedimentazione né sulla connettività. Però le altre sì, le altre agiscono e è interessante vedere come agiscono. E, tra l'altro l'opera numero 28, la briglia numero 28, è quella che è stata per l'appunto distrutta da una colata di detrito, da un'imponente colata di detrito, un'importante colata di detrito. Però fa impressione vederla perché è difficile da fotografare, è difficile da vedere perché sotto una gola
del torrente in un punto in cui non è opportuno per ragioni di sicurezza avvicinarsi, perché ci sono le pareti in frana, incombenti sopra, ma ho portato proprio gli studenti anche lunedì a vederle e rimangono tutti abbastanza impressionati dagli effetti di questa colata di detrito, dalle dimensioni dell'opera che è stata distrutta. Cioè, siamo a spessori di calcestruzzo metrici, cioè più di un metro di calcestruzzo armato, sbriciolato, spaccato, sbriciolato da un singolo evento di colata. Che dire ancora? Risultati finali di tutte queste mie elucubrazioni. Allora, l'idea è quella di cercare di descrivere il comportamento di un bacino, spiegare il comportamento del bacino utilizzando quanto la tecnologia ci mette a disposizione. Eccola qua, nella fotografia in basso a destra vedete proprio l'opera distrutta, di quella di cui stavo parlando. Quindi utilizzare la tecnologia significa anche però stare attenti a non affidarsi esclusivamente alla tecnologia, cioè utilizzare la tecnologia per raccogliere le informazioni, per integrare al meglio le informazioni, ma poi bisogna ragionare naturalmente con la propria testa, cioè bisogna che su queste informazioni si sviluppi un ragionamento compiuto che richiede conoscenza ed esperienza, conoscenza dei fenomeni e un minimo di esperienza in campo. Quindi quale tecnologia per questi rilievi? Noi li chiamiamo 4D, quattro dimensionali, perché oltre alle tre dimensioni c'è la dimensione tempo, cioè la variabile cronologica, no? Quindi rilievi structure from motion, fotogrammetrici, fatti su tratti d'alveo particolarmente significativi, e rilievi LIDAR a scala di bacino, sempre anche questi successivi. Questi rilievi ci consentono di fare diverse tipologie di DTM a diversa risoluzione, metrica a scala di bacino, naturalmente submetrica dell'ordine di 10-20 centimetri alla scala locale, a scala di tronco d'albero, ma potremmo anche scendere a un dettaglio maggiore se fosse necessario e se fosse utile. E questo ci consente di tenere monitorati continuamente tutti i cambiamenti di morfologia, cioè seguire nel dettaglio i cambiamenti morfologici. Seguire nel dettaglio significa che non ci accontentiamo di vedere come cambia ogni 5 anni, come cambia ogni 10 anni, ma come cambia anche più volte all'anno in alcune situazioni, quando è necessario. Cioè proprio un dettaglio, una dinamica, seguire la dinamica della variabile geomorfometrica, ecco, sostanzialmente, della varianza geomorfometrica. E questo per mettere in relazione tra gli effetti delle opere di sistemazione, l'utilità delle opere di sistemazione e la dinamica del sedimento, perché teniamo presente che le opere di sistemazione idraulico-forestale, in questo caso in particolare le briglie, cioè le opere trasversali in alveo, sono fatte esclusivamente allo scopo di agire sulla dinamica del sedimento, stabilizzare l'alveo, stabilizzare i pendii, ma è in termini proprio di efficacia sull'equilibrio tra l'erosione e la deposizione e la sedimentazione. Cioè l'idea è quella di evitare che questa massa di sedimento enorme arrivi sul butto, arrivi alla confluenza, e nello stesso tempo evitare un'erosione massiva alla scala del bacino, no? Quindi l'idea è quella di riuscire ad arrivare a dare anche delle, ancora siamo molto prossimi a quest'idea, di dare delle suggerimenti ai fini di ottimizzare la gestione delle opere esistenti in termini di manutenzione. Per esempio, noi abbiamo visto che lungo quelle 32 opere che ci sono lungo l'alveo, molte di quelle opere si sono rivelate anche recenti, si sono rivelate totalmente inutili perché sono completamente sovralluvionate, cioè non più visibili. Vuol dire che chi le ha progettate ha quantomeno sbagliato la pendenza di compensazione, come minimo. Altre opere rischiano lo scalzamento, rischiano il sifonamento, perché evidentemente hanno sbagliato la pendenza di compensazione in senso contrario, o non hanno tenuto conto della dinamica locale del sedimento. Cioè l'idea è proprio quella
di questo tipo di ricerche, l'idea è che siano efficaci proprio ai fini delle sistemazioni idraulico-forestali, cioè legate alle opere di sistemazione idraulico-forestale. Ricordate anche quali debbono essere le finalità specifiche, caso per caso, delle sistemazioni idraulico-forestali. Per esempio, questo è un bacino, come vi ho detto all'inizio, non antropizzato, un bacino che praticamente non ha più pascoli, a bosco, sì, c'è molto bosco, non ci sono strade, strutture e pochissime strade forestali. C'è una maiga in alto che è completamente coperta dal bosco e è abbandonata da molti anni a questa parte, quindi direi che non c'è niente. Allora, vale la pena, la domanda che uno può farsi è: al di là dello scopo di evitare che il sedimento arrivi alla confluenza con il Butte, che è uno scopo sacrosanto, vale la pena di stabilizzare l'alveo evitando l'erosione localizzata? Varrebbe forse la pena di realizzare alla fine sul conoide finale una briglia, magari una briglia filtrante con una piazza di deposito, con una grande piazza di deposito? Non lo so, sono tutte domande che uno dovrebbe farsi prima di procedere alla progettazione, ma che non sempre qualcuno si è fatto, evidentemente. Cioè, sicuramente noi vediamo che questa situazione non è ottimizzata, le sistemazioni su questo bacino non sono ottimizzate, vediamo che il torrente si comporta in molti casi come se non ci fossero, in alcuni casi sì, sicuramente sono significative, ma in altri casi è come se non ci fossero, e questo dovrebbe quantomeno farci porre delle domande, e credo che su questa strada potremo anche prossimamente trovare delle risposte. Grazie per l'attenzione, vi invito a visitare la nostra pagina, si dice così penso, Facebook, Hydrolab Uniud, si chiama Hydrolab Uniud, University of Udine. Lì trova, non con molta frequenza, ma almeno una volta alla settimana, mettiamo qualcosa di quello che stiamo facendo e di quello che si sta facendo in questo contesto. Grazie a tutti. Grazie, grazie Federico, molto interessante. Puoi anche chiudere adesso la condivisione dello schermo. Sollecito il pubblico che ci segue a porre domande nella bacheca dove vedete scritto DERQEA per la versione in inglese, e noi le raccogliamo e poi le rivolgiamo al relatore. Sciolgo io un po' il ghiaccio e ti pongo una domanda. Il bacino del montaggio è stata una palestra straordinaria e voi avete condotto studi da tantissimo tempo, no? E negli ultimi anni, con l'avvento anche delle tecniche di remote sensing più avanzate, avete ottenuto dei risultati veramente molto interessanti, che sono quelli che hai mostrato. In tutta questa esperienza di anni col montaggio, i risultati non hanno mai... Scusa, del Moscardo, non hanno mai trovato una applicazione anche in altri bacini, in altre realtà? Sono mai stati trasferiti ai cosiddetti stakeholder, cioè delle indicazioni, delle linee guida? Sì, noi abbiamo avuto contatti con la regione, perché sostanzialmente la progettazione la fanno gli uffici regionali, cercando di dare delle indicazioni specifiche sia sul Moscardo sia su bacini simili, perché potrei citarti il Vegliato, potrei citarti altri bacini che hanno caratteristiche simili, sia pure magari non così accentuate. Però da parte delle autorità, diciamo, non c'è mai stata una risposta, al di là di ascoltarti con cortesia e gentilezza, non c'è mai stata una risposta fattiva in termini di progettazione. Io temo che si faccia ancora molto in modo tradizionale, cioè non ci sia una sufficiente attenzione per l'innovazione, ecco, per quello che la nostra disciplina, i nostri studi, non intendo miei, i nostri intendo come comunità di sistematori, di comunità accademica di sistematori, potrebbero proporre, potrebbero offrire, ecco. Noi sì, adesso stiamo estendendo, già da tempo insomma, abbiamo esteso
attività di ricerca ad altri bacini carnici, proprio perché vogliamo vedere, al di là di un bacino estremo come il moscardo, quali siano invece i comportamenti in altri bacini, dove sono meno frequenti i fenomeni di colata, ma i fenomeni di trasporto solido sono comunque marcati e accentuati. Ecco. Grazie, grazie. Il pubblico non ha ancora posto domande, però... Per venire un attimo... Sì, prego, prego Antonio, prego. No, io mi ero scritto delle cose che adesso, proprio adesso Federico, diciamo, ha anticipato, perché in realtà le cose che diceva Federico servono a spiegare, rappresentano la vera ragione per la quale noi abbiamo deciso di, con Francesca e con Paolo, di fare questa cosa. È proprio quello che dicevi tu, cioè io ho molto la sensazione che anche in occasione, per esempio anche le cose, diciamo, non recentissime, ma diciamo relativamente recenti, per esempio di Sarno, no? Mm-hmm. Quelle sono cose che sono state da gente che si occupa di suoli, di dinamica dei sedimenti, eccetera, sono state affrontate con le tecniche tradizionali, che sono le tecniche tradizionalmente ingegneristiche, classiche ingegneristiche, dalle quali non si riesce a sfuggire. E la presentazione che hai fatto tu, splendida dal mio punto di vista, che fa un po', diciamo, il paio con quella che ha fatto Paolo o la collega, adesso non mi ricordo il nome, di Perugia, diciamo, sostanzialmente servono a dimostrare che esistono oggi delle tecniche molto sofisticate, sia di monitoraggio che di modellazione della dinamica del sedimento, che invece sarebbero di grandissimo aiuto in queste cose e che consentirebbero di progettare, disegnare, diciamo, opere legate all'effettiva dinamica locale, diciamo, del sedimento e della piena fluviale. Questo è quello che io mi sentirei di dire proprio in... a supporto di quello che dicevi tu, cioè noi, insomma, a questo servivano questi seminari, servivano proprio a dire: guardate che esiste un mondo che molto spesso all'esterno non appare, non compare, ma non perché non voglia apparire, ma perché si preferisce rivolgersi sempre alle tecniche, agli approcci, diciamo, che sono quelli apparentemente consolidati, che siano corretti oppure no. Ecco, questo è. Poi, se posso ancora, diciamo, avrei anche un altro paio di questioni. A parte che, per rimanere sulla questione del Montasio, io adesso faccio una battuta, ho visto, diciamo, una cosa che si riferiva alle sfogliatelle in un video che hai fatto vedere. vabbè, adesso si trattava soltanto di giocare un po'. Però, sulla questione invece della dinamica locale del sedimento, quella questione dell'aggiramento a destra, diciamo, della briglia, a me sembrava molto, proprio a proposito di dinamica locale del sedimento, sembrava molto un accumulo preferenziale di materiale. Sulla sinistra. Però il fatto che fosse un accumulo preferenziale sulla sinistra, come fa poi, diciamo, a indurre la corrente sostanzialmente a scavalcare l'ala a destra? È abbastanza semplice, cioè arriva la colata, ti faccio in parole povere, anche perché così possono capire, arriva la colata e riempie completamente tutto l'albero, no? A quel punto il torrente ricomincia a scavarsi il canale, la colata, il corpo della colata rimane come terrazzo praticamente, e il canale che il torrente si scava finisce sopra l'ala sistematicamente. Quindi fino a che non avviene un cedimento del terrazzo fluviale formato dalla corazza, che però è imponente, non stiamo parlando di una cosa piccola, finché non avviene un cedimento l'acqua non può tornare sulla gaveta, perché il canale che si è scavato, che si è eroso sul sedimento della sulla colata di detrito, sulla sedimento della colata di detrito, di una parte della colata di detrito, perché la maggior parte è transitata e andata a valle, passa sopra, inevitabilmente sopra l'ala destra. Per cui è vero, c'è una sedimentazione, non è una sedimentazione preferenziale
sulla destra e quindi il flusso passa, cioè sulla sinistra e quindi il flusso va a destra. È proprio che la sedimentazione è globale, no? Copre tutto, riempie tutto l'alveo e poi lo scavo successivo avviene tutto in destra. E nonostante sembri che la gaveta sia pulita, e lo è molto spesso, c'è uno sbarramento, una sorta di argine visibile che porta il flusso sulla destra. E questo è sistematico e di questo bisogna tener conto in fase di progettazione, perché qualsiasi cosa tu faccia, a meno che tu non intervenga a monte, ma molto a monte, in modo, cioè una serie di interventi importanti a monte per deviare il flusso da monte, questo avverrà sempre, insomma, no? Avverrà continuativamente. Quindi è per quello che io dico che le sistemazioni che tentano di irrigidire il torrente sono destinate a fallire. Bisogna seguire in qualche modo la natura del torrente, dell'alveo in questo caso, e così si può perseguire un obiettivo importante, un obiettivo efficace, ecco, in modo efficace. Grazie. Grazie. Pesco altre domande. Allora, una nella chat, una domanda che ci viene posta da Giovanni Bogo. Buonasera, chiedo cortesemente con quale software di modellazione morfodinamica è stato lo studio mostrato dal professor Cadorzi. Beh, noi non facciamo una modellazione morfodinamica in senso numerico, cioè non in senso tradizionale di un modello. La modellazione della dinamica del sedimento viene da sé analizzando su base GIS, analizzando i DTM e le differenze di DTM e la connettività e le differenze di connettività. Quindi non c'è una modellazione reologica del fenomeno. Noi non la facciamo, almeno non pratichiamo questo tipo di modellazione, perché non ci interessa, non è nelle finalità del nostro lavoro. Quindi è molto a base GIS, ecco, tutto questo. Perfetto. Abbiamo una domanda invece in bacheca, che ci viene posta da Elisa Arnone, si ringrazia e ha trovato una presentazione molto interessante, e lei dice: concordo con lei sulla possibilità, sull'opportunità di lasciare che i fenomeni geomorfologici evolvano in maniera naturale laddove non si presenta necessità di intervento. Ho una curiosità specifica sulla catena modellistica prima presentata. Su che tipo di approccio si basa in particolare il modello di innesco? Ma anche questo, il modello di innesco lo sta curando l'Università di Padova, il professor Gregoretti. È un modello sostanzialmente idraulico, il modello di innesco. Il professor Gregoretti segue molto da vicino i canali dell'Indolomite, i canali che vanno dall'Antelao alla Croda Marcora, quelli in sinistra del Boite, dove ci sono frequentissime colate di detrito, e lui ha sviluppato il suo modello. È un modello idraulico sostanzialmente di crescita dei volumi, crescita dei livelli. È una cosa un po' complicata da spiegare adesso qua. Però quello che noi puntiamo non è tanto prevedere l'innesco di una colata di detrito, è prevedere le condizioni che potrebbero portare all'innesco di una colata di detrito. Cioè, tu l'allerta non lo dai di fronte all'innesco di una colata di detrito perché è già troppo tardi. L'allerta lo dai dicendo: attenzione, ci sono le condizioni perché si possa formare una colata di detrito, perché si possa innescare una colata di detrito. E questo può essere utile. Ecco. Grazie. Altre due domande pescate dalla chat. Una domanda posta da Mattia Perin. Buongiorno, grazie per la lezione di oggi e della gita di lunedì. Volevo chiederle come mai a Valle del Moscato, dove ci sono gli scanner ad ultrasuoni, sono stati sistemati gli argini senza prevedere o prendere in considerazione un'opera filtrante come da lei ipotizzata. Bella domanda. Si riferisce al fatto che là dove ci sono gli ultrasuoni, negli anni 2000 e forse 2000, primi anni 2000, 2006, 2005, 2006, sono state realizzate delle potentissime arginature
per evitare che un'eventuale colata potesse tracimare e interessare il conoide in generale, peraltro non molto abitato, ovviamente non utilizzato neanche quello. L'ideale in quell'area, tra l'altro, è un'area dove ci sarebbe stato tutto lo spazio per realizzare una vasta piazza di deposito con un sistema filtrante, una briglia o più briglie filtranti. Anche facile da arrivarci con i mezzi per svuotarla, quindi una posizione molto comoda. E perché non sia stato fatto? Torniamo alla domanda, a quello che si diceva prima con Coppola, cioè perché evidentemente chi ha progettato anche le ultime opere ha pensato in termini tradizionali, punto e basta. Quindi non lo so, non posso dare una risposta in questo senso. Abbiamo un'altra domanda. Ecco che l'ha fatto. Altre due domande che te le unisco insieme, visto che sono poste dallo stesso spettatore. Andrea De Luca, sono previste altre opere di sistemazione? La domanda, no? E poi te la completo con un'altra osservazione. E se l'idea del professore, ovvero quella di creare un bacino di raccolta, data la poca stabilità delle briglie, verrà accolta o presa in considerazione in futuro? Dunque, se siano previste delle altre opere, temo di sì. Temo di sì perché adesso con l'arrivo di risorse per la sicurezza idrogeologica, anche nell'ambito dei progetti nazionali, temo arrivino risorse, ho sentito voce che arriveranno risorse anche sul Moscardo e che intendono costruire ancora. Dico temo perché temo che faranno la fine delle altre, cioè che non ci sarà un'evoluzione in termini, come dire, e questa è la seconda parte della domanda, in termini di tipologia di opere, in termini di più che tipologia di opere, quello che dovrebbe cambiare è un paradigma a monte, cioè la tipologia di accesso mentale, cioè il processo mentale, il processo progettuale che porta alla progettazione delle sistemazioni idraulico-forestali. Perché poi è vero, una briglia è una briglia, può essere a gravità, può essere in calcestruzzo, ad arco, ma l'effetto è lo stesso. È l'approccio progettuale che dovrebbe cambiare, ma non solo sul Moscardo, dovrebbe cambiare in moltissime situazioni. Cioè, per esempio, un approccio progettuale che dica, come si diceva prima, serve davvero fare un'opera di sistemazione? Queste opere sono davvero utili? Le finalità sono consistenti? Lasciamo che la geomorfologia, che il torrente, che la natura faccia il suo effetto e magari prendiamo provvedimenti là dove potrebbero far danni, dove si verifica una situazione effettivamente pericolosa. Cioè è una filosofia che deve cambiare. L'idea di sistemare tutto ovunque e comunque è sbagliata a priori. Punto. Poi come si evolverà, non lo so. Federico, sai che c'è tutto il filone nuovo, no? Di sì, togliere le briglie, rinaturalizzare, certo. Quindi tutto. Sì, ma sai, finché il dibattito ben acceso. A dircele tra di noi queste cose qui, bisognerebbe che fossero di dominio comune per chi effettivamente opera sul territorio. Poi magari qui nell'estremo nord-est, ai confini dell'impero, queste cose arrivano un po' in ritardo rispetto ad altre zone. Però è così, ecco. Quindi Nella parte araba arrivano ancora più tardi, diciamo. Ah, sì, ecco. Posso garantire. Un'altra domanda che ci viene posta in bacheca da Giorgia Macchi. Buonasera a tutti. Il professor Casordi durante la presentazione ha detto non si vuole prevedere la colata, ma studiare le condizioni di innesco. Giusto. Volevo chiederle se sono stati fatti degli studi anche in funzione di diversi tempi di ritorno o se si ricerca solo la soglia critica. No, non abbiamo preso in considerazione l'idea del tempo di ritorno, perché in questi casi il tempo di ritorno andrebbe associato a una magnitudo dell'evento e non tanto a un verificarsi dell'evento, visto che l'evento si verifica ogni anno più o meno, mediamente, no? E quindi a noi interessa se si,
sì o no, cioè è booleana la cosa, si può verificare o cioè c'è la probabilità o la possibilità che si inneschi o non c'è la possibilità che si inneschi, quindi indipendente dal tempo di ritorno in questo caso. Bene, non vedo altre domande. Bene, meglio. Sì, Francesca Todisco vuole magari porre una domanda. Lei in chiusura e poi chiudo. Sì, innanzitutto grazie, la presentazione è stata estremamente interessante. Sempre le vostre presentazioni sono interessanti perché utilizzano questi rilievi LIDAR che a me fanno molta gola, ma che da voi li fanno una volta ogni 5-6 anni, da noi. E effettivamente a livello di bacino il drone, i rilievi con il drone non sono fattibili, no? Quindi questa è una cosa che non era una domanda, era un'osservazione, che chiaramente questi rilievi LIDAR, mi ricordo, sulle vostre relazioni sono presenti da anni questi bellissimi rilievi che chiaramente danno veramente la possibilità di valutare le variazioni morfologiche a livello di bacino e quindi anche la stima della produzione di sedimenti, mentre invece chiaramente i droni possono essere utilizzati solamente a livello magari di versante, ecco. Quindi quello che dicevi tu è particolarmente vero, perché questi rilievi credo che in base ai costi possano essere realizzati più che altro appunto dagli stakeholder più che da, no, periodicamente dalle regioni, dagli enti gestori del territorio, più che nell'ambito di una ricerca, no? Questo è un aspetto sicuro. Quindi il coinvolgimento degli enti è fondamentale in questo tipo di studi. Sì, noi ci stiamo provando proprio in questo periodo, ci stiamo provando perché purtroppo succede questo, che nei vari enti che gestiscono il territorio a scala regionale, e il personale, soprattutto i dirigenti, almeno qui da noi, cambia ogni 2 anni mediamente, ogni volta più frequentemente dei cambiamenti politici, perché sai, tutto è legato là. E quindi il fatto che cambino così frequentemente ci rende estremamente difficile impostare un dialogo, impostare una relazione. Adesso stiamo, siccome è cambiato l'anno scorso il dirigente regionale che si occupa di queste cose, siamo già in contatto e stiamo cercando di impostare una relazione, cioè impostare un dialogo quantomeno. Stiamo preparando materiale per tenere anche dei corsi a loro, per tenere anche degli aggiornamenti. Per fortuna, insomma, riusciamo a muoverci in questo senso un pochino, però io ho sempre la paura che adesso, quest'anno, poi siamo stati bloccati da Covid ovviamente, quest'anno riusciremo a portare avanti un bel rapporto, io sono fiducioso, a una buona relazione. C'è anche la Sara Cucchiaro che ci sente e che sta seguendo proprio questa cosa qua, e sono sicuro che riusciremo a fare delle belle cose con loro. Però ho il timore che l'anno prossimo cambi dirigente e che si riparta da zero sostanzialmente. Quindi capisci, è difficile stabilire un contatto continuo, perché sono relazioni che alla fin fine sono di tipo personale inevitabilmente, cioè è difficile creare una relazione di tipo istituzionale. Ecco, questa è la sostanza. Sì, ma in Austria, problema, voi che avete questo rapporto, diciamo, con i confini, con l'Austria, in Austria c'è una maggiore regolarità in questo tipo di monitoraggio, per esempio? Sì, in Austria, l'Austria non è un paese Felix come molti possono immaginare, cioè anche in Austria ci sono notevoli criticità in questo senso. In Austria ci sono degli istituti di ricerca federali, per esempio il BFW, che ha sede a Vienna e a Innsbruck, l'istituto di ricerca federale sul forestale, e che si occupa anche di sistemazioni, che sono piuttosto seguiti, però non è un'università, è un istituto di ricerca federale, che è in relazione con le università anche. Cioè, capisci, c'è un tramite che qui da noi manca. Un'istituzione pubblica che non è un'università, che fa da tramite tra l'università e chi opera poi effettivamente sul territorio. E loro stessi fanno ricerca anche di ottimo livello. Quindi qui da noi sono articolate in modo diverso. Qui da noi, intendo in Italia, sono articolate in modo diverso.
un po' più difficile, un po' più faticoso per noi. E poi io sono l'unico AGR08 di tutto il Friuli, no? Mi ascoltassero una volta, vabbè, non importa. E prima di passare la parola ad Antonio, che voleva fare una considerazione, dico all'ingegner Facchinato, sì, di, se vuole porre la domanda, che la ponga direttamente in bacheca, perché non posso dargli la parola, perché è un webinar in cui il pubblico interagisce ponendo la domanda. Grazie. Vai tu, Antonio, poi prendo la domanda all'ingegner Facchinato. No, sempre perché devo dire, Federico, sicuramente per me è stata molto, ma credo per tutti, immagino, è stata veramente molto molto molto, molto interessante questa presentazione. Però io sto cercando in qualche modo di costruirmi un percorso, diciamo, mio mentale sulla base delle cose che hai detto, perché tu giustamente dici evitiamo di irrigidire il tronco d'albero o comunque non ci mettiamo nella condizione di farlo sempre, diciamo, verifichiamo caso per caso. Questo verificarlo caso per caso, se ho capito bene, tu dici questo, dici seguiamo la dinamica del sedimento perché abbiamo gli strumenti per farlo. E poi questi, per esempio, modelli di innesco, immagino siano anche basati però su dove, su come è depositato il sedimento nell'albero, diciamo. Certo. Individuiamo, possibilmente, diciamo, con un certo anticipo, diciamo, quali siano le probabilità che questa cosa possa generare, diciamo, un evento disastroso, diciamo, importante. Nel momento in cui tu hai fatto una cosa di questo genere, immaginiamo che tu abbia individuato una criticità, intervieni, l'unica possibilità di intervenire, perché questo allora lo dovresti fare di anno in anno, no? L'unica possibilità di intervenire è quella sempre di intervenire nel punto più a valle e dire vabbè, tratteniamo tutto quello che è trattenibile o che si possa trattenere. Scusami, ma è che mi manca un pezzo, diciamo, di questa cosa. No. Che succede? Assolutamente no. Non dobbiamo pensare di buttare a mare un secolo di sistemazione idraulico-forestale, e anche più di un secolo. Cioè io amo ancora ricordare a lezione il decreto ministeriale del 1912, perché lo considero una cosa anche elegante da un punto di vista legislativo. Quindi non buttiamo a mare un secolo di sistemazione idraulico-forestale. Io penso che ci sia stato un periodo brutto per le sistemazioni negli anni 70 e 80 del secolo scorso, e che oggi ci sia ancora, poi sono migliorate molto le cose, poi sono state introdotte le tecniche di ingegneria naturalistica che, almeno per quanto concerne i versanti, sono estremamente efficaci, e però da parte di qualcuno c'è sempre questo, da parte di molti che operano sul territorio, c'è sempre questa attenzione eccessivamente ingegneristica. Ecco, prima ho sentito usare questo termine, che è un termine che uso anch'io spesso, eccessivamente ingegneristica. Cioè, certo che bisogna lavorare a livello integrato sul bacino idrografico, cioè intervenire sui versanti, intervenire sull'alveo, lungo tutto l'alveo laddove si ritenga che sia necessario, però bisogna farlo in modo graduale, e quindi va benissimo intervenire con gradualità, cioè cominciare dai punti più significativi e poi intensificare l'attenzione nei punti che manifestino ulteriori criticità, però non è predefinito dove bisogna farlo. Cioè l'idea è dire lascio che succeda tutto come vuole e intervengo a valle, secondo me potrebbe andare bene per il Moscardo, ma non per altri bacini. Cioè bisogna vedere cosa c'è in altri bacini e come sono strutturati, ma come anche sono, diciamo, qual è la presenza di strutture e infrastrutture sui bacini, che cosa c'è da salvaguardare, che cosa c'è da proteggere. Questo deve essere il punto di partenza. Poi, dopodiché, qualsiasi soluzione, secondo me, è buona purché funzioni. Ma se non funziona vuol dire che non è buona. È tutto là. E io quando dico evitare di irrigidire troppo l'alveo, dico che voglio dire proprio solo questo, che
se un alveo presenta una dinamica accentuata e quindi è un alveo di per se stesso pericoloso, perché sono quelli i più pericolosi, tentare di irrigidirlo troppo porta a effetti che non sono risolutivi. Tutto là, bisogna lasciargli un margine di elasticità. Io spero che soprattutto i giovani che mi seguono capiscano un po' questo, è una cosa più paradigmatica che pratica, ecco, non, è più un concetto che un manuale, che una esecuzione manuale da manualistica delle opere, no? Bisogna un po', la natura va un po' assecondata, ecco, da questo punto di vista, guidata più che bloccata. Concordo. Grazie Federico. L'ultima domanda, però devo un attimo interpretarla perché non è chiara. Allora, l'ingegner Facchinato... Sì, la leggo anch'io. Ma prima posto un'altra domanda. Avrei piacere di avere il parere del professor Cazzozzi. Potrebbe essere interessante proprio per il torrente del Moscardo che è disabitato. E lui ci dice, la proposta dell'Università di Torino che prevedeva di addurre la colata al Boite non fu considerata. Perché di difficilissima attuazione? Non so se tu sei corrente, però... Non so cosa diceva l'Università di Torino, non so chi. Conosco abbastanza bene le colate, non del Boite, ma in sinistra del Boite, le colate del Rudan e degli altri torrenti che scendono dall'Antelao e dalla Croda Marcora, sulla quale stanno lavorando Carlo Gregoretti, sta lavorando la Regione Veneto. Immagino che lui si riferisca probabilmente alla colata di Cancia, alla colata quella grande che blocca la statale Alemagna e che scende periodicamente da là. Sono interventi lì molto molto difficili da eseguire, perché stiamo parlando di volumi in gioco molto molto grandi su canalini molto stretti, quindi eventi estremamente violenti, ecco, e lì sono molto difficili da stabilizzare, molto difficili da prevenire, non c'è molto che si possa fare in quelle situazioni. E dopo lui, l'ingegner Facchinato sempre dice, perché non lasciamo scendere la colata senza ostacoli dove c'è lo spazio nelle piazze di deposito facilmente accessibile con mezzi per svuotamento, in questo senso. Ma certo, questa è un'ipotesi, no? È un'ipotesi. Questa è una delle ipotesi che si possono perseguire, ma si può anche fare una cosa mista, rallentare la colata cammin facendo con delle opere di tipo tradizionale e raccogliere quello che resta in fondo. Perché no? Certo. Cioè, non c'è una soluzione unica. Bisogna pensarci caso per caso. Cioè le sistemazioni... Io quando vedo un manuale di sistemazioni idraulico-forestali non lo amo di per se stesso, perché sono... cose che si fanno caso per caso in modo diverso, tutto là. Sono i principi guida che dovrebbero essere gli stessi e che cambiano tra l'altro nel tempo. Per esempio, tu sai bene, Paolo, che negli ultimi 15 anni almeno si punta molto al basso impatto ambientale delle sistemazioni idraulico-forestali. Prima c'era questa dicotomia, direi, tra sistemazioni di tipo tradizionale e sistemazioni fatte con tecnica di ingegneria naturalistica, come se fossero due cose antitetiche. Oggi invece è universalmente, direi, spero, riconosciuto che le due cose si integrano perfettamente tra di loro, ma che uno dei leitmotiv delle sistemazioni deve essere anche quello di cercare il minimo impatto ambientale possibile su un'opera che funziona o su un sistema che funziona. Certo. Questo, indipendentemente dalla tipologia dell'opera. Grazie Federico, grazie a tutti. Penso che adesso possiamo chiudere. Ricordo al pubblico che giovedì prossimo, 20 maggio, ci sarà un interessantissimo seminario del professor Giovanni Rallo dell'Università di Pisa, inerente a sviluppi recenti e nuove tecnologie per la stima di fabbisogni irrigui in frutticoltura. Ricordo a tutti che poi i seminari vengono resi in formato accesso aperto su YouTube. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Federico. Grazie.